Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia. Iniziamo con il canto al numero 6. Il tuo santo altar, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempi di ogni pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, siamo qui per iniziare questo nuovo giorno chiedendo al Signore la sua forza. Stare con Lui ci si riempie di pace, di consolazione e troviamo anche quella forza che ci permette di andare avanti guardando in alto, con la consapevolezza che Lui è con noi, è dentro nella nostra vita quotidiana. Possiamo sempre contare su di Lui, sul suo amore, sulla sua misericordia, che ci fa crescere. Chiediamo perdono di tutte le nostre infedeltà, dei nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame. Il popolo gridò al Faraone per avere il pane. Il Faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà». La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Arrivarono i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia.
Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro e li tenne in carcere per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro: «Certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia». Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo detto io, non peccate contro il ragazzo? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue». Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli andò in disparte e pianse. Parola di Dio. Su di noi, Signore, sia il tuo amore. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Su di noi, Signore, sia il tuo amore. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Signore, sì, il tuo amore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Su di noi, Signore, sì. Di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. In nome dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi
piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Dopo aver ascoltato questa parola del Signore, viene spontaneo farsi alcune domande. Io mi sono posto questa domanda. È da 2000 anni che Cristo è venuto, 2000 anni, e ha dato questo comando ai Suoi discepoli, alla Chiesa, di andare ad annunciare e a portare questo annuncio. Un annuncio gioioso, che il regno di Dio è vicino, che il regno di Dio è vicino. Un messaggio bellissimo. Eppure dopo 2000 anni nel mondo siamo 7 miliardi di persone, 7 miliardi, pressa poco, da quanto mi ricordo, e 1 miliardo ha accolto il Vangelo. 6 miliardi sono in attesa di questo annuncio. E questo ci fa pensare. Siamo agli inizi del cristianesimo. Noi viviamo una fede stanca, 2000 anni. Sembra che tutto sia finito, che tutto sia a posto. E invece siamo ancora agli inizi del cristianesimo. Pensate. E come il Signore ha mandato i dodici, li ha chiamati per nome, con le loro caratteristiche, con le loro debolezze, con le loro miserie. E ha dato questo comando: andate, andate, uscite. Uscite, annunciate che il regno di Dio è vicino. Perché se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli sulla terra, e anche nelle difficoltà noi non perdiamo fiducia, perché Dio non è un Dio distante, ma Dio ci ama, vuole tenerci per mano anche quando andiamo per sentieri ripidi e accidentati. Dio è vicino. Anche quando cadiamo e facciamo fatica a rialzarci e a riprendere il cammino, anzi proprio nei momenti in cui siamo più deboli, possiamo sentire più forte la sua presenza. Ecco, portare questo annuncio anche noi, con le nostre debolezze, con le nostre fatiche. Ecco, gli apostoli non erano dei super, erano dei poveracci, con tanti limiti, con tanti dubbi, eppure sono partiti e hanno portato questo messaggio. Diceva e dice sempre il nostro Papa: non c'è tempo da perdere in chiacchiere, non bisogna aspettare il consenso di tutti, bisogna andare e annunciare. A tutti si porta la pace di Cristo, se non la colgono si va avanti uguale. Ai malati si porta la guarigione, perché Dio vuole guarire l'uomo da ogni male. Quanti missionari fanno questo, seminano vita, salute, conforto alle periferie del mondo. Questo guarire gli ammalati, che cosa consiste? Ecco, questo messaggio, no? Missionari che portano vita, salute, conforto. Che bello è questo, non vivere per se stesso, non vivere per se stessa, ma vivere per andare a fare il bene. Ecco, Gesù, ecco, in questa parola del Signore ci raccomanda allora, ecco, di non dire tante parole, ma compiere gesti d'amore, di speranza. Guarite, portate questo messaggio di gioia, di questo Dio vicino. Anche nella prima lettura abbiamo sentito un po' la storia di Giuseppe,
È stata una storia molto tormentata, la storia di Giuseppe, tradito dai fratelli, venduto dai fratelli, è stato in prigione, ha toccato il fondo della disperazione, della sofferenza. Però lui ha sempre percepito questa vicinanza di Dio. E poi è diventato il viceré d'Egitto, il fratello, no? Tradito dai suoi fratelli. E questo è il messaggio che ci viene oggi dalla parola del Signore. Nei momenti anche difficili della vita possiamo sempre sperimentare, ecco, questa presenza del Signore. Ecco, Dio, Gesù non ama i parolai, quelli che parlano con il loro tanto parlare e niente fare. E già San Francesco di Assisi, pensate, ai suoi frati diceva: predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Ma se fosse necessario, usate le parole, ma predicate il Vangelo anche con le parole. Ma voleva dire predicate con la vita. E allora vogliamo cogliere questo messaggio che ci viene dalla Chiesa. Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi, ha detto Papa Francesco, è la capacità di curare le ferite, guarite gli ammalati. Questo messaggio colpisce, sapete. Dite che Gesù, il regno di Dio è vicino, ma guarite gli ammalati, scacciate i demoni dove c'è la divisione, dove ci sono muri. Ecco, portate questo messaggio di pace. Ecco, la capacità di curare le ferite, di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave, come tanta gente disperata, vuota, in crisi. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. Si devono curare le sue ferite. Poi potremmo parlare di tutto il resto. Ma curare le ferite, che sono anche dentro di noi, ma che sono anche presenti nei nostri fratelli, perché siamo tutti feriti. E noi dobbiamo portare questo messaggio di liberazione. Il regno di Dio è vicino. Curate gli ammalati, tutti quelli che hanno ferite. Portate questo messaggio. Dio è medico, è medicina. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito
a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione e redenzione del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, e tutti i santi apostoli e gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, i defunti delle famiglie Ruzza, Mazzoni e Borella, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Se noi abbiamo fatto esperienza dell'amore del Signore, di questo regno di Dio vicino nella nostra vita, ecco, non possiamo tacere, non possiamo non sentire il bisogno, ecco, di andare anche noi ad annunciare questa bella notizia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Leopoldo. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Scenda su tutti voi la benedizione del Signore e ci spinga questa benedizione ad avere più coraggio e a testimoniare l'amore del Signore, il suo Vangelo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate e andiamo in pace. Vediamo, grazie a Dio. Numero 75.